Ed eccoci di nuovo insieme, se vi siete persi la prima parte della nostra puntata, il 24 gennaio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli incarichi in Confagricoltura qui a Mantova e uh, si ricandiderà l'attuale presidente Alberto Cortesi che abbiamo in studio con noi. Stiamo facendo un bilancio del primo triennio, dicevamo um, un triennio importante che ha visto Confagricoltura diventare sempre più grande e importante. Innovativa. Um, C'è stato anche un ricambio generazionale tra uh, i collaboratori, Presidente. Sì, questo sono stati anni eh, di forte, fortissimo ricambio, anche perché eh, sono andati beati loro in pensione collaboratori storici che erano veramente tantissimi anni che, quindi, che lavoravano per noi, quindi rappresentavano dei veri e propri pilastri. Quindi è stata anche una bella sfida. Mh, Coniugare questo ricambio tra giovani, eh, molto giovani che iniziano come prima esperienza di lavoro in confricoltura e l'assunzione magari di, di persone magari con già esperienza. Ma ritengo che questo connubio tra giovani e persone esperte possa portare de, degli ottimi risultati, eh, sempre avendo ben chiaro che di fatto, insomma essendo noi. Eh, una società o un'associazione che, che fa servizi, beh, le persone sono, sono fondamentali, sono fondamentali per, per, per fare le cose fatte bene. Avete acquistato anche un nuovo ufficio a Rodigo per eh, davvero cercare di avvicinarvi sempre di più a tutti i vostri eh, associati e come diceva offrire il miglior servizio possibile. Sì, eh, Rodigo è una zona molto importante per noi. Quindi bisognava, era doveroso avere un ufficio adeguato per una zona importante, quindi eh, dal 2021 abbiamo questo ufficio che mi dicono i nostri collaboratori e anche i miei associati essere molto bello, comodo. Insomma è una soddisfazione per eh, entrare in questo ufficio ma sicuramente lo sarà anche per chi lavora in questo ufficio. Anche in realtà a Sermide abbiamo adeguato in maniera importante l'ufficio, anche lì che è una zona importante. Possiamo dire insomma che quando si entra nel nostro ufficio di Confricoltura possiamo esserne orgogliosi. Presidente, cosa si aspetta da queste elezioni che appunto si svolgeranno tra qualche giorno e quali sono gli obiettivi e le sfide dei prossimi tre anni? Intanto eh, lo Statuto dà la possibilità, di Confricoltura mantua dà la possibilità di un secondo mandato e quindi mi sono ricandidato per questo secondo mandato, per un secondo triennio. Eh, Stiamo adesso determinando il gruppo dirigente che mi, ha, mi accompagnerà, eh, inseriremo qualche persona nuova, qualche, qualche giovane, questo è il nostro dovere. Eh, è come sempre una sfida perché eh, appunto stiamo pensando, stiamo determinando quello che dovrebbe essere le idee di, di lavoro per il prossimo triennio e ci accorgiamo di quanto lavoro ci aspetta. Eh, con ha in mente ha un progetto importante a livello nazionale di cui noi sicuramente vogliamo farne parte, vogliamo essere protagonisti e si tratta di HubFarm è una piattaforma digitale eh, che verrà costruita con l'aiuto di Microsoft e noi riteniamo che questo sarà il passaggio, mh, torno a ripetere, fondamentale per, eh, per far sì che Confericoltura e i propri associati attraverso questa piattaforma eh, eh, si possa ottimizzare sia il lavoro degli agricoltori che dell'associazione. Eh, ormai lo sappiamo, è una cosa scontata dirlo, eh, chi ha in mano i dati. Ha la possibilità di incidere e noi di dati dei nostri associati ne abbiamo tanti, ma veramente tanti. Io ricordo che la nostra associazione è la prima associazione dattoriale di lavoro in agricoltura in Italia, quindi significa che i nostri associati sono aziende mediamente grandi o comunque aziende che hanno manodopera, quindi aziende che fanno fatturati, eh, quindi noi abbiamo veramente tanti dati. Su questi dati poi contiamo di lavorare per l'efficienza torno a ripetere delle nostre aziende ma anche per presentarci nei confronti della politica, nei confronti dei tecnici eh, con i dati su cui noi dovremo fare le richieste su cui noi eh, valuteremo anche insieme alla politica le opportune scelte e questo è il, il focus insomma di questo prossimo triennio, naturalmente non solo perché eh, noi continueremo a lavorare sulle persone, quindi sia sui nostri collaboratori con la formazione, ma intendiamo fare un percorso importante di formazione anche per gli associati, eh, per i dirigenti quindi di Confricoltura e non solo. L'altra la, la, fase è quella della formazione dei dipendenti delle nostre aziende agricole. Noi sappiamo che eh, non c'è più solo bisogno di manodopera, la differenza ancora una volta le fanno le persone e le persone devono essere formate, specialmente quando entrano eh, nelle nostre aziende dei, dei giovani. Eh, quindi c'è bisogno assolutamente di formazione, ci impegneremo assolutamente per questo. Quindi digitalizzazione, formazione ma anche comunicazione perché continuerete a lavorare sul festival Food and Science che eh, davvero ha raggiunto ottimi risultati ed è riconosciuto anche da Confagricoltura Nazionale. Eh, certo, questo è, è quasi scontato direi eh, dopo tutto il lavoro fatto in questi cinque anni, i risultati eh, direi che ci sono e sono così confortanti che ci obbligano quasi a dire il festival deve continuare e come dicevi tu eh, il festival eh, ormai ha una valenza, una riconoscenza a livello nazionale e credo che proprio nel festival eh, diventeranno sempre più prioritarie anche discussioni mh, importanti eh, sull'agricoltura e che noi come confricoltura vogliamo comunicare al pubblico e vogliamo magari anche come dire, discutere con il pubblico. Eh, C'è assolutamente bisogno di comunicare in questa maniera, ma insomma in questi anni abbiamo visto che quanto sia eh, ne necessario comunicare scienza, ma soprattutto la modalità di come si comunica scienza, questo è l'altro aspetto altrettanto importante. E noi abbiamo visto, e la conferma ce l'abbiamo sempre, è che il sistema di questo festival è un sistema che funziona molto bene perché... Se i giovani che sono così attenti, precisi, vengono al festival, vuol dire che anche il sistema comunicativo è un sistema che funziona. Ecco Presidente, si è concluso il 2021 che insomma è stato un anno abbastanza complicato, diciamo che non resterà nella storia per essere uno dei migliori. Che cosa dobbiamo aspettarci per il mondo dell'agricoltura nel 2022 che è iniziato proprio da qualche giorno? Fare i futurologi, io mi sbaglio, <ride> mi sbaglio sempre, eh, quindi non lo sappiamo. Alla fine eh, è un mondo in, in, evoluzione, in evoluzione così veloce che non, non sappiamo cosa poterci aspettare. Abbiamo visto eh, un costo crescente, dei prezzi crescenti per esempio sulle materie prime, ma anche sulle dirate agricole. Abbiamo visto dei costi eh, mai visti in precedenza dell'energia. Eh, quanto durerà questo trend non lo sappiamo. Questo ci preoccupa assolutamente in via prioritaria perché mette veramente a repentaglio certe produzioni agricole. Alcuni agricoltori mi dicono che probabilmente non vale la pena seminare certe culture perché per esempio le concimazioni azotate costano troppo. Eh, oggi abbiamo più punti interrogativi che certezze, però eh, l'agricoltura mantovana non lascerà le campagne spoglie, eh, non vedrete le campagne non coltivate, eh, troveremo le soluzioni, magari faremo anche qualche errore, ma gli agricoltori troveranno la soluzione in una, situ in una situazione così difficile e continueranno a fare il proprio lavoro. Insomma, poi questo comunque è l'anno del rinnovo, come dicevamo, per Confagricoltura Mantova, quindi sicuramente è un anno importante. Un anno importante, importantissimo. Eh, e poi non ultimo starà l'anno anche del rinnovo cariche dei consorzi di bonifica e dico questo perché i consorzi di bonifica sono così importanti per l'agricoltura, sono così trasversali che qualsiasi settore agricolo ha a che fare con il consorzio di bonifica, quindi con la disponibilità di acqua o con lo, o la necessità di togliere l'acqua quando è in eccesso. I consorzi di bonifica eh, è gestito di fatto il consorzio di, da, dagli agricoltori e quindi noi abbiamo questo, anche questo dovere di indicare magari le, le persone più competenti, perché comunque la ricaduta del lavoro del consorzio di bonifica è per tutti gli agricoltori ma è per tutta la società. Ebbene Presidente, io la ringrazio davvero molto per essere stato con noi oggi, non mi resta che Prego. augurarle buon lavoro. Grazie e buon 2022. Grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi do appuntamento domani sempre alle 18.50 con una nuova puntata di Se A Casa. E vi ricordo anche la replica della mattina alle 11.50. Mi raccomando, non cambiate canale. A domani!